Gattini Esplosivi è un gioco nato su Kickstarter che da subito ha affascinato il web. Si tratta di un gioco di carte molto semplice e veloce, praticabile in qualsiasi spazio di gioco. La regola è una sola: non esplodere. E adesso passiamo al regolamento. Il gioco inizia rimuovendo dal mazzo di carte le carte esplosione e le carte disinnesco. Le carte esplosione vengono tenute da parte per un secondo, mentre ogni giocatore riceve un disinnesco da tenere in mano. A questo punto il resto delle carte viene mescolato ed ogni giocatore ne riceve altre 4. Le bombe vengono rimesse nel mazzo, una in meno del numero di giocatori presenti in partita. A questo punto si può iniziare a giocare. I turni vengono divisi in due fasi. La prima è quella di gioco delle carte che si ha in mano, senza limiti particolari se non quelli dettati dalla propria mano. E la seconda è quella di pesca della carta. A fine di ogni turno, quindi, si pesca una carta e si passa al giocatore successivo. Le carte che si possono giocare ad ogni turno si dividono in due categorie. Le prime sono le carte azione e le seconde, in modo un pochino più particolare, sono le collezionabili. Iniziando a guardare le carte azione abbiamo il favore, che, come fa a intuire il nome, permette di chiedere un favore a un giocatore avversario. Questo favore consiste ovviamente nel ricevere una carta, che deciderà però il giocatore sotto l'influsso della carta. La seconda è la carta di rimescolo mazzo, che permette chiaramente di rimescolare il mazzo di carte, magari per evitarsi un'esplosione o per invalidare l'effetto della carta Vedere il futuro, che permette, quando giocata, di guardare le prime tre carte del mazzo e rimetterle nello stesso ordine in cima ad esso. Se con la carta Visione del futuro si vede che ciò che viene pescato è una bomba, si può utilizzare tranquillamente una carta salto per terminare immediatamente il proprio turno, non pescare e passare la bomba al giocatore successivo. Un'altra opzione disponibile per ottenere la stessa cosa e giocare un pochino più aggressivo è la carta attacco, che permette allo stesso modo di terminare il proprio turno e di farne fare due al giocatore successivo. Da notare che, anche se si utilizza in risposta ad una carta attacco la carta skip, si dovranno comunque fare due turni in totale, in quanto skip garantisce di saltare un turno solamente. Tutte queste carte azione utilizzate vengono negate dalla carta knock. Quindi se un giocatore utilizza un attacco, chiunque altro, non solo il giocatore successivo o il giocatore bersagliato dalla carta, può utilizzare Nope e negare quell'azione, salvando quindi se stesso o qualcun altro dall'effetto della carta di giocata. Caso particolare del Nope è che può essere utilizzato per ribattere se stesso, in quanto anche lui rientra nella categoria di carta azione. Quindi se io nego l'azione di qualcuno, questo qualcun altro, o di nuovo un qualsiasi altro giocatore del tavolo, può ribattere con un secondo no, e così via, finché prima o poi no nel mazzo finiscono e viene risolto o meno l'effetto della carta. Ora possiamo passare alle carte collezionabili, che in realtà sono molto molto rapide perché non hanno nessun effetto prese in singolo. Quello che può ancora succedere nel gioco è proprio il motivo per cui queste carte vengono chiamate collezionabili, è che ci si ritrovi in mano con due, tre o più carte identiche. Oltre agli effetti già citati dalle carte, esistono altre tre azioni possibili. La prima consiste nello scartare due carte identiche, quindi per esempio due Catermeron oppure due Shuffle, per prendere dalla mano di un altro giocatore una carta qualsiasi coperta. Oppure la seconda consiste nello scartarne tre uguali. Scartando tre carte uguali viene chiesta una carta ad un altro giocatore, che deve essere data se quel giocatore la possiede in mano. La terza azione disponibile è scartare 5 carte diverse, che consente di pescare dalla pila degli scarti una qualsiasi carta lì presente. Queste tre azioni elencate possono essere comunque ribattute dal NOP, anche se non sono delle carte singole.
perciò sbrigatevi a fare qualsiasi azione. A questo punto le regole sono state spiegate e possiamo passare a vedere la partita. Ho difeso a testa. Guardo il futuro. Abbiamo un bel futuro, fa. Bellissimo futuro, pesco. Oh mio Dio. Che mentre cade, ma è sempre bene. Prego, prego. Era davvero così bello il futuro. Il miglior futuro possibile. Tu stai scherzando. E li ho visti tutti. Beh, se li hai visti tutti, allora mi fido di te. E Danilo esplose. E così Danilo esplode. Per fortuna che peschiamo un defuse all'inizio. Pescato. Francesco è una brutta persona. Ok, avevo giusto detto. Però io non mi fido comunque del futuro, quindi lo guardo anch'io. Guarda. Perché metti che c'è un'altra bomba, scusa. Vabbè, quanto dobbiamo essere sfortunati. In effetti, beh, ho mischiato di vino, però. Hai ragione. Attenzione. Allora, due gatti con la barba. Gatti della barba. Barba gatti. Scusate. Sì. No, dammi questa. Questa? Sì. Questa. Attacco. Pesca tu per me, grazie. No. Attacco. No. Già, giustamente. Non me l'aspettavo. Cagare, così impara a dirmi no. Minchia, ma ci uccidiamo così al primo giro. No, scusa. No, in attacco. Non è vero, non è giusto. Tu ti sei attaccato. Tu. Vabbè. Mescoliamo il mazzo, va. Facciamo finta che tutto questo non sia mai successo. Ecco, bravo. E per prima cosa pescherai una bomba. La prima carta salva. E la seconda carta mi salva. Quindi ho finito. Vai, Roby. Vediamo. Ok. A posto. Ormai vinco io. Apposta, Ferragosto. Prego. Ma sì, dai, passo anch'io. Ma Dio santo, quanto si può essere sfortunati! No. Defuse. Questo lo mettiamo qui, no? Oh, grazie. Che bella persona. Segui il flow. No, lei no. Io ho molto paese. Tutto a posto, tutto a posto. Prego, prego. Chi che ha pescato i due defuse? Io ho già un'idea su chi abbia detto. Io guardo. No, guarda che perché... Manca poche carte, mi piace. Madonna. Siamo stati bravi, eh. Siamo cattivi. Bellissimo gioco, bellissimo gioco. Vai, Roby. Poi c'è un altro al contrario, perché chi le ha imbustate? Luca. Luca. Non le ho imbustate tutte io, lui ha sbagliato almeno due carte. Io no, non mi pare. Come se cambiasse qualcosa. Vaffa. Ciao, Roby. Ciao, Roby. Defuse. Luca mi sta antipatico. Grazie, cara. Danilo stai sorridendo, vero? Come no, non sta sorridendo. Ma cagare! Bene, esploso il paio, dove lo metti? Tieni, grazie. Sì. Ma... Luca, mi fai un favore? No. Ok. E allora, sempre se non ti dispiace, posso rubarti una carta. A questo punto che è? Non la uso ancora, mi basta saltare il turno. Allora, io sapete che vi dico invece? Che se butto 5 con un simbolo diverso, mi vado a pescare un defuse. Sì, però facci vedere almeno che sono 5 con il simbolo. Sono una bellissima patata gatto, un rainbow cat, un cat melon, un gatto barba e un nop. Wow, sono per questa volta una barata. E poi schifo. Mio favore, Danilo. No. Non basta. Un altro favore, Danilo. No. No, voglio l'altro. Mi hai dato quella, io voglio l'altro, scusa tanto. È a caso. Ah, già. Va bene, prendilo. È andato malissimo. È andato malissimo. Skip. Aia. Mangi un melone. Ok. E Danilo esplosa, lasci la bomba. Ce ne sono due. Avessimo dei petardi, adesso lanceremo tutto. Allora, visto che sono passata la bomba in canna, esploderò. Lancio un defuse. E questo lo metto in forno. E forse ce n'era solo una. Ce n'erano due.
L'ha pescata una lui, una rave. Sì, 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 erano due. Potrei mescolare. Potresti. Quattro carte sono. Scappa. È una bomba! Sì. L'ho detto che sì, si scappa. Sono tutti. No! 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 Sono esplosa. È una bomba. No, l'ho messa molto bene. Ho mescolato bene, stavo guardando. Mannaggia. Questo è un gioco d'abilità. Il gioco d'abilità è una di fortuna. No, pura abilità. C'è l'abilità a pescare le carte giuste. Al momento giusto. Quindi, questo è Ragazzini Esplosivi. Se il video vi è piaciuto, non dimenticate di lasciare un commento o un mi piace e iscrivetevi al canale. E se volete comprare il gioco, il link è in descrizione. E anche voi potete giocare sopra il tavolo!